Mister, c'è un po' di amarezza per un finale di gara che poteva consentire alla Salernitana di portare almeno via un punto. A livello di situazioni sì, abbiamo avuto situazioni anche importanti, ma sono un po' arrabbiato, sono arrabbiato perché abbiamo concesso i primi 20 minuti in maniera non me li aspettavo. Sono 20 minuti che hanno condizionato tutta la partita perché abbiamo preso gol, ma abbiamo avuto un approccio molle e una squadra che vuole essere protagonista non può avere un approccio molle. E quando dico che bisogna migliorare e dobbiamo crescere, intendo dire questo. Intendo dire che abbiamo giocatori di buone potenzialità, abbiamo giocatori che hanno la possibilità di crescere, ma per crescere bisogna crescere non solo sul piano tecnico, sul piano delle conoscenze, ma sul piano della mentalità, sul piano della consapevolezza che per fare un campionato importante, per fare una carriera importante, bisogna diventare con delle menti importanti. Le menti importanti è quello che non puoi avere un approccio del genere. Tu hai la possibilità oggi contro la squadra decisamente alla nostra portata, senza nulla togliere allo Spezia, tu hai la possibilità di aprire un qualche cosa di importante, e oggi hai un approccio del genere, vuol dire che sul piano della maturità dobbiamo ancora lavorare. Con grande determinazione dallo Spezia e anche una gioia personale per il gol dell'1-0. Sì, ci tenevamo a chiudere bene l'annata e quindi cioè la parte, il girone di andata. Ci siamo riusciti, ci teniamo stretti questi 3 punti che ci aiutano a risalire un po' in classifica. E per quanto riguarda il gol sono contento perché comunque fare gol fa sempre piacere. Un gol e una mancata esultanza per rispetto ad un passato che penso faccia sempre piacere. Sì, assolutamente. A Salerno ho passato dei momenti bellissimi, un'annata difficile, ma ho dei ricordi favolosi di una città magnifica, quindi ci sarà sempre rispetto da parte mia, anche perché negli anni ho sempre ricevuto messaggi d'affetto da parte dei tifosi della Salernitana, quindi il rispetto sarà sempre al massimo.